l'unico ragazzo gentile, garbato, romantico. Alle volte molto solitario. È intuitivo, lunatico e divertente. È entrato nella mia vita come un treno a 100 all'ora. Un giorno stiamo camminando, si ferma all'improvviso e mi fulmina dicendomi: vivo in un paese dove tutto quello che accade sembra accadere per caso. Una strada attraversa il paese è quella strada. Nessuno ha scelto di vivere qui, ma c'è qualcosa che ci trattiene. Che se anche non c'è amore a volte c'è qualcos'altro. Si gira, mi fissa e mi dice: mica l'ho detto io, l'ha detto Mimì. Io lo guardo e gli chiedo: chi diavolo è Mimì? Lui mi sorride e riprende a camminare. Che tipo. Erano le 10 passate. Guardavo le macchine sfrecciate. Facevo passare da una mano all'altra i gettoni del distributore automatico di bibite. Ero l'unico cliente là dentro. L'avevo già pagato. In cambio avevo ricevuto uno scontrino e i due gettoni. Il più giovane di pizzaioli fa l'altro: è passato un'altra volta, l'hai visto? Era Enrico là fuori. Camminava e mi fissava. Poi spariva e riappariva dall'altra parte della vetrina. L'ho conosciuto così. Mio figlio Enrico credo che per certi versi mi assomigli. Anche se lui di certo si ammazzerebbe prima di ammettere una cosa del genere. Alcune volte penso si senta come il soffitto di una chiesa bombardata. Forse così facendo la rabbia esce dall'alto o forse rimane a terra. Veramente non lo so. È da un po' che non lo vedo. Yo, yeah. Ho visto un film, era ieri, e ho pensato a te. A Torino passeggiavamo, tra i negozi del centro tu mi hai detto: ho passato 20 anni ignorando di avere un corpo. Poi è stato come se un'auto entrasse a 180 all'ora dentro una di queste vetrine. Enrico diceva spesso cose così. Peccato che spesso non fossero farina del suo sacco. Man, with the master plan, I'm here to turn it out with the mic in my hand.